Ciao a tutti, per Cane Caccia siamo al termine dell'incontro che si è appena disputato a Villa Santa tra i locali e il capo classifica di Calolzio. La partita è appena terminata, come al solito ormai devo dire a Villa Santa sul filo di rana, sull'ultimo tiro, quindi molto bello anche per il pubblico questo tipo di gare. È appena finita con la vittoria della squadra di casa. Ho con me, come al solito, i due allenatori con cui faccio una chiacchierata. Parto naturalmente col coach ospite, non abituato a perdere, perché quest'anno Calolzio vince sempre, però diciamo, come è successo un paio di settimane fa anche a Rovello, quest'anno Villa Santa nella seconda parte del campionato, soprattutto in casa, è un osso duro, quindi diciamo che la partita, allora, giusto per primo quarto, i due attacchi assolutamente altissimo livello, con 22-22 mi sembra sia finita. Secondo quarto voi non avete più segnato, Villa Santa è riuscita a fare un break di 10 punti. Come dicevamo prima, terzo, quarto, con i tuoi che hanno raddoppiato lo sforzo difensivo, e lì Villa Santa, che ha dovuto subire, però è stata solida nel rimanere con la testa nella partita, perché si poteva veramente cedere. E poi punto, insomma. Ti aspettavi questa gara? Come? Sì, mi aspettavo una gara del genere, anche perché visto il ruolino di Villa Santa, il giorno di ritorno mi sembra 5 su 6, vittorie abbastanza importanti, vedi Rovello. Tra l'altro, se vai anche indietro, mi sembra che il Rolino è ben migliore di quello che dice la classifica. Senza dubbio è stata una partita difficile. Come dicevamo prima, all'inizio della gara, diciamo che eravamo acciaccati sia loro che noi, però ormai a questo punto del campionato, dopo 20 partite, cosa abbastanza fisiologica. Dicevi che non siamo abituati a perdere. Tra le altre cose, partita persa è un facsimile della partita persa con Rovello. Canestro da 3, centrale, vabbè, lì abbiamo perso di 3, qua abbiamo perso di 2. Potevamo fare altre scelte, però ho visto che pagava queste scelte e non siamo stati lucidi a arrivare con un buon tiro alla fine, nonostante abbiamo fatto un tiro forse forzato, però perlomeno abbiamo provato. Ecco. Sì, beh, devo dire che comunque quando arrivi punto a punto, comunque con giocatori che hanno qualità, sia offensiva che difensiva, è chiaro che puoi vincere e perdere. C'è un punteggio abbastanza basso, sì. Siamo stati con le difese buone da entrambi. Basso soprattutto se contiamo 22-22 dopo 10 minuti. Esatto, quindi. Esattamente, proprio quello. Quindi bravissimi Villa Santa, complimenti. Adesso sì, un pochino dobbiamo ritornare lì per cercare di tornare un passo indietro per arrivare a fine campionato, per arrivare un po' al fondo. Adesso è lungo. Quindi. Adesso è il momento di pensare a mettere a punto le cose per il playoff. Esatto. Grazie coach. Passiamo a Ruggero, devo dire sicuramente soddisfazione, perché due vittorie nelle ultime tre partite con le prime due in classifica, che avevano perso un solo incontro fino ad oggi in campionato, sicuramente sono a testimoniare la crescita del gruppo dal punto di vista sicuramente della solidità. Sicuramente il passo in avanti l'abbiamo fatto mentalmente, perché rispetto alle prestazioni dell'andata, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo preso credo 35 da Rovello e da loro non so, forse 25-30, adesso non mi ricordo male, non c'è anche guardato, non c'era stata fatta, perché non abbiamo problemi della differenza canestri, no. Quindi non mi importa guardare, l'hanno tenuta, sì. E sicuramente, come stavo dicendo, dal punto di vista mentale noi ci siamo ritrovati in questa situazione qui nelle ultime partite praticamente sempre, tranne con Basket Town,
e niente, anche oggi l'abbiamo portata a casa con l'ultima difesa giusta, con Ruzon che anche oggi ha segnato il canestro della vittoria. E quindi sicuramente bravissimi i ragazzi, perché è davvero questo salto in avanti, questo mentale, soprattutto nonostante le difficoltà che abbiamo a giocare in settimana, ti viene va dato sicuramente. No, poi onestamente ti devo dire, sì, ultima difesa bene, canestro di Ruzon ovviamente di peso specifico, clamoroso, ma onestamente la lettura secondo me non è tanto lì. La lettura è, rispetto alla prima fase della stagione, una solidità offensiva e difensiva, mentale, il crederci e il non mollare mai, anche quando io sinceramente oggi ho visto un terzo quarto di Calolzio, se fosse stato fatto 3 mesi fa contro Villa Santa, secondo me prendevi 20 punti in quel terzo quarto. No, scatto, allora. Invece oggi no, a prescindere dal fatto che avevi fuori uno da un po' di settimane, quell'altro che non sta bene, quell'altro che aveva 4 falli è stato seduto in panchina, cioè voglio dire, questa è squadra. Cioè, c'è da dire che il primo quarto non era decisamente il tipo di partita che pensavo di dover affrontare oggi, perché cioè, io per come immaginavo la partita, io pensavo di dover affrontare tutta la partita come nel terzo e nel quarto, perché nel quarto non è che hanno smesso di difendere. No. E niente, sono d'accordo, indubbiamente, anche quando nel terzo quarto non siamo riusciti a far canestro, perché questa è la verità, soprattutto per dei meriti nostri, perché non siamo riusciti ad attaccare, ma per grandissimi meriti loro, perché hanno difeso fortissimo, che era quello che ci si aspettava da loro dopo comunque un secondo quarto sottotono per i loro standard. E niente, sono d'accordo, perché probabilmente in una situazione così, dove gli altri si gasano, prendono fiducia, coraggio, sono molto aggressivi, non riesci a giocare, probabilmente qualche mese fa, una settimana no, perché ultimamente no, qualche mese fa avremmo preso un break irrecuperabile. Invece siamo riusciti a mantenere il tesoretto che avevamo racimolato nel secondo quarto e siamo rimasti lì, nonostante, tranne uno sprazzo all'inizio del quarto quarto che abbiamo fatto 5 punti subito, poi la partita l'hanno decisamente vinta le difese. Sì. Però se questo è stato, diciamo, il marchio di fabbrica di Calolzio per tutta la stagione, non lo è stato per Villa Santa, per usare un eufemismo. Invece adesso siamo tosti, siamo solidi. Stiamo subendo sotto i 60 punti praticamente sempre, tranne settimana scorsa dagli infallibili ragazzini di Terno. Esatto. E quindi, insomma, le scelte che stiamo facendo, il lavoro che stiamo facendo, soprattutto difensivo, sta dando i suoi frutti. Quello che ho detto ai ragazzi è che comunque, nonostante le difficoltà che ci sono state, era evidente, però insomma, noi il talento per segnare in attacco ce l'abbiamo. E invece bisognava rimanere con la testa sulla partita difensivamente, perché loro comunque hanno giocatori che ti possono attaccare in ogni modo, che hanno talento, esperienza, la fiducia di essere in alto la classifica, e secondo me questo è un ulteriore segnale di crescita. E quindi super complimenti ai ragazzi, ovviamente a Calolzio, perché sta facendo un super campionato e anche oggi, quando sembrava in difficoltà, ha tirato fuori gli artigli come si aspettava dalla capolista. Però noi abbiamo tenuto botte, quindi questo adesso, ci deve rendere orgoglioso. Adesso onestamente difficile dare continuità, perché più di così è... No, è difficile dare continuità perché intanto settimana prossima abbiamo un'altra partita tosta e niente, bisogna lavorare in settimana per essere pronti, perché fisicamente, nonostante qualche infortunato, quelli che stanno giocando ci sono, e mantenere questa voglia, questa attitudine difensiva che ci stiamo creando per poter continuare a giocare, a vincere, a divertirci. Grazie Ruggero, e grazie anche a voi, ci vediamo alla prossima intervista. Ciao.